Eccomi. Io sono qui al posto del dottor Tabarelli, che purtroppo non è potuto presenziare a questo convegno, per indicare le prospettive del settore oil and gas in Italia da un punto di vista economico. E per far questo partirò da un'analisi degli scenari di domanda di gas e petrolio nel mondo e in Italia, dove si evidenzia una caduta della domanda che ha favorito il calo della dipendenza energetica, che comunque resta molto alta. Poi passerò all'analisi del lato dell'offerta, quindi le potenzialità della produzione che attualmente sono inespresse e che determinano mancate entrate e delle perdite per il sistema, che andremo a quantificare per poi giungere alla conclusione. Lo sviluppo delle società economiche passa per la domanda di energia. In questa statistica si mostra come la domanda mondiale dal 1965 ad oggi sia cresciuta costantemente, salvo il contraccolpo della crisi economica globale negli anni 2008-2009, e ad oggi abbia raggiunto circa i 14 miliardi di TEP consumati nel mondo. Di questi, circa l'80% è rappresentato da fonti fossili, con il primato assoluto del petrolio, seguito da carbone e gas. Queste ultime due fonti sono destinate alla copertura della domanda elettrica, mentre la prima dalla domanda di trasporto, che sappiamo entrambe essere i driver della crescita della domanda di energia. Passando alle altre fonti, la costanza del nucleare, che attualmente è intorno al 6%, e il buon posizionamento dell'idroelettrico sono molto distaccati rispetto a quelle che vengono chiamate le nuove fonti rinnovabili, principalmente eolico e fotovoltaico, che attualmente rappresentano solo l'1,8% della domanda mondiale, nonostante le varie politiche a sostegno dell'ambiente e di riduzione della CO2 siano state varate negli ultimi decenni. Allo stesso modo, il ruolo delle fonti nuove è destinato a rimanere abbastanza trascurabile, raggiungendo nel 2030 solo il 5% del 17,6 miliardi di TEP previsti per quella data. Infatti, il ruolo delle fonti fossili non verrà scalfito nei prossimi anni, e se il gas, anche negli scenari environmental friendly, grazie al minore contenuto di carbonio, non viene mai messo in discussione, invece spesso si parla del petrolio come, dal punto di vista appunto ambientale, sia negativo e che quindi possa in realtà essere sostituito. In realtà vediamo che anche negli scenari degli istituti internazionali che più riguardano e proteggono l'ambiente, realizzati quindi dall'International Energy Agency con lo scenario 450 ppm e lo scenario del Department of Energy degli Stati Uniti, nella figura a sinistra si evidenzia come il ruolo del petrolio è previsto rimanere intorno sugli scenari sulla domanda primaria di energia intorno ai 30%, e quindi prima fonte consumata. Questo ruolo fondamentale diventa assolutamente primato per quel che riguarda il settore dei trasporti, dove sia lo IEA che il DOE prevedono che più dell'80% della domanda energetica al 2030 per il settore dei trasporti verrà soddisfatto dal petrolio. Questo per mancanza di alternative credibili che possano scalfirne il ruolo, a parte l'ibrido e in parte il gas. Passando dal mondo all'Italia, il legame con la crescita economica nella fotografia dei nostri consumi, del mix energetico, è ancora più chiaro, dove si vede che a partire dal 2000 e ancora di più dal 2005 c'è stato un crollo. Crollo dovuto sia alla crisi economica che alle politiche di efficientamento energetico, che hanno portato la domanda di energia al 2013 a 171 milioni di TEP, per la maggior parte rappresentati da idrocarburi e fonti fossili, dove in Italia abbiamo un ruolo
del carbone intorno al 10% per quel che riguarda ovviamente la generazione elettrica, mentre il petrolio per i trasporti è soprattutto un grande ruolo del gas. Gas che negli ultimi anni ha visto è stato soppiantato in parte dalla crescita delle rinnovabili, grazie sia alle politiche di espansione delle rinnovabili varate dai governi e anche da un fortissimo peso dell'idroelettrico, grazie alla forte piovosità. Questo ruolo, nonostante soprattutto per quel che riguarda la domanda di petrolio, grazie all'efficientamento dei consumi degli autoveicoli, dovrebbe comunque in termini assoluti non crescere particolarmente, il ruolo delle fonti fossili, in particolare degli idrocarburi, rimarrà intorno al 70% al 2030. E, anche in questo caso possiamo vedere confermato che le politiche varate dalla Commissione Europea, anzi gli scenari della Commissione Europea, che in questo caso era Barroso, non Juncker, elaborate sia nel 2009 che nel 2013 per il medio e lungo termine, vedono un peso del petrolio rimanere assolutamente fondamentale sia in Italia che in Europa. È molto interessante vedere come nel 2050 il peso del petrolio in Italia sui consumi di domanda primaria rimarrà, secondo la Commissione, oltre il 30% e allo stesso modo nell'Unione Europea. Quindi ruolo confermato anche in futuro, anche dalle previsioni più ambientaliste. Passando dal lato della domanda al lato dell'offerta, spesso si sente dire, specialmente dagli ambientalisti, come l'Italia in realtà presenti una scarsa dotazione di risorse e di bassa qualità. Al di là della qualità, per quel che riguarda la quantità, in un confronto con i nostri partner europei, vediamo come l'Italia abbia una dotazione di risorse petrolifere che la colloca al 5° posto tra i paesi del continente e al 7° posto per quel che riguarda le dotazioni di gas. Ciò nonostante, il Paese vede un basso utilizzo delle proprie risorse e, visto lo sbilanciamento, comunque la quota fondamentale degli idrocarburi sui consumi nazionali, abbiamo una forte dipendenza dalle importazioni di energia. Siamo secondi solo al Giappone. La dipendenza è scesa negli ultimi anni, soprattutto grazie appunto all'aumento delle rinnovabili. Ciò è ancora più preoccupante se consideriamo che la maggior parte delle importazioni di idrocarburi realizzate dall'Italia viene da quelle che negli ultimi anni sono state tutte aree calde sotto profilo geopolitico, quindi dal Nord Africa al Medio Oriente e anche alla Russia. Siamo comunque sottoposti a una pressione che sotto profilo di sicurezza energetica deve fare riflettere. L'industria italiana è un'industria che, rispetto a quella mondiale, ha una piccola nicchia, nonostante appunto sia in realtà abbastanza dotata di risorse. Qui vediamo come è una statistica del 31 dicembre 2012 e quindi in realtà negli ultimi 2 anni, sicuramente per quanto riguarda la cifra degli Stati Uniti dovremo vedere un numero ancora più alto. Comunque, se nel mondo sono attivi 800.000 pozzi di greggio, la metà dei quali presenti negli Stati Uniti, in Italia attivi al 2012 ce ne erano solo 204. Il mancato sfruttamento delle nostre risorse in confronto al nostro consumo sta portando il Paese a presentare un forte deficit interno tra rapporto appunto produzione e consumo, che per quel che riguarda il petrolio supera il 90% nel 2013. Lo scenario tendenziale di produzione e di consumi, nonostante i consumi calanti, anche al 2030 la nostra dipendenza dall'estero sarà per oltre l'80%, cifra che si aggrava ulteriormente se ragioniamo in termini di gas, dove la ripresa della domanda, grazie a una ripresa supposta del comparto elettrico, vedrà passare il deficit interno attuale del 2013 del circa 90% a un aumento al 94%.
In realtà il paese, come dicevo, è dotato di risorse, risorse che hanno visto il massimo la massima utilizzo negli anni 90, quando venivano prodotti circa 22 milioni di TEP di petrolio e gas accumulati. A partire da quegli anni la produzione ha continuato a scendere per toccare il minimo nel 2009. La ripresa che si è registrata a partire dal 2009, nel 2013 per quel che riguarda il gas è già stata interrotta e possiamo vedere come nello scenario tendenziale, quindi non di sblocco degli investimenti, avremo una ripresa della produzione grazie all'entrata in operatività di investimenti che sono in corso in questo momento, fino al 2020 per poi continuare a scendere. Al contrario, secondo lo scenario, abbiamo utilizzato lo scenario della SEN, e quindi uno scenario che vede appunto al 2020 e negli anni successivi, riprendere la produzione grazie alla realizzazione dei 15 miliardi di investimenti che attualmente sono, bloccati, cantierabili ma bloccati, la produzione nazionale potrebbe ritornare ai livelli, che erano stati registrati negli anni 90. Per quel che riguarda la localizzazione, quindi della produzione di idrocarburi in Italia, vediamo come dei circa 12 milioni di TEP prodotti nel 2013, 5,58 sono di greggio, localizzati per la maggior parte in Basilicata e in Sicilia, quindi Sud Italia, mentre qui sono i miliardi di standard metri cubi, 7,71, comunque siamo intorno sempre ai 7, anche i milioni di tonnellate. Per quel che riguarda il gas, le dotazioni di gas in Italia sono soprattutto nella zona offshore e quindi abbiamo una preponderanza della zona A, quindi nord Adriatico di fronte all'Emilia Romagna sostanzialmente. Un'altra buona produzione nelle zone B e D e sempre la Basilicata, che comunque è la regione petrolifera o comunque degli idrocarburi d'Italia. La storia petrolifera italiana deriva dalla fine del secolo del 1800. Da allora sono stati perforati in Italia 7.200 pozzi. Nel 2013 solo 23 sono stati i pozzi realizzati e nessuno a fini esplorativi, ma la maggior parte volti ad aumentare la produttività dei pozzi esistenti. Mutuando un esempio che avevo sentito fare la scorsa settimana dall'ingegner Terlizzese, a questi ritmi, quindi 23 pozzi all'anno, ci vorrebbero 3 secoli per poter perforare i 7.200 pozzi che attualmente troviamo in Italia. Passando dall'analisi delle dotazioni e delle risorse a un'analisi socio-economica, l'industria dell'oil and gas in Italia è, come diceva l'ingegner Tannoia, una delle migliori al mondo e si inserisce all'interno del comparto industriale italiano. Comparto industriale italiano che per molti ambientalisti è in dicotomia con il comparto turistico. In realtà rappresenta, nonostante i cali degli ultimi anni, ancora il 25% della nostra economia, sommando industria e costruzioni. E grazie allo sviluppo del settore industriale si sono realizzate infrastrutture, investimenti e servizi che possono andare anche a beneficio del turismo. Turismo che ad oggi rappresenta il 4% dell'economia e anche nello scenario migliore non è destinato a raggiungere le 2 cifre. Per spiegare questo basti pensare che in Francia, che è il paese che ha più arrivi turistici al mondo, con nel 2012 circa 90 milioni di ingressi a confronto dei nostri meno di 50 milioni, il peso del turismo sul totale dell'economia è solo il 6,5%, per cui anche in una fase di sviluppo il turismo è destinato comunque ad essere secondo o comunque dietro a quello che è il comparto industriale del paese. L'industria dell'oil and gas attualmente occupa 65.000 addetti e nello scenario della SEN la realizzazione dei 15 miliardi di investimenti porterebbe a un aumento dell'occupazione per 25.000 unità.
25 mila unità che verrebbero, secondo le statistiche sulla remunerazione media contrattuale degli addetti, statistiche dell'Istat, remunerate di più di quello che potrebbero ricevere invece gli addetti al turismo. Infatti l'industria oil and gas è un'industria caratterizzata da alta intensità di capitale, al contrario dell'industria dei servizi come il turismo, dove abbiamo un'alta intensità di lavoro. Quindi sotto profilo socio-economico la realizzazione degli investimenti porterebbe occupazione, un'occupazione ben pagata. Infine, per finire la parte socio-economica, è interessante notare come se da più parti questo tipo di industria viene identificato come un'industria pericolosa, in realtà, secondo le statistiche, in questo caso dell'Istat per il 2012, il tasso di infortuni indennizzati per settore in Italia dell'estrazione dell'oil and gas è inferiore addirittura alle attività finanziarie assicurative, che evidentemente sono più pericolose. Per quel che riguarda il dato del 2013, fonte TGRME, si contano 16 infortuni, quattro dei quali realizzati nello spostamento casa-lavoro, per cui si tratta di un settore su 65.000 addetti, 12 infortuni in un anno, sicuramente molto sicuro. Per quanto riguarda, passando all'ambito della fiscalità e quindi della risorsa petrolifera o oil and gas come risorsa fiscale, mi permetto di ricordare che 5 minuti ancora, poi sì, fuori di tempo, grazie. Sto volgendo alla fine. Il settore italiano, la fiscalità in Italia combina diverse caratteristiche che vanno dalle royalty ai canoni alla tassazione ordinaria, quindi IRES e IRAP, e tassazione straordinaria, Robin Tax. Spesso si sente dire che il problema di questo tipo di attività è che le risorse che vengono generate, che quindi dovrebbero andare a vantaggio dei territori, in realtà vengono disperse. In realtà alla normativa vigente nel 2013, che adesso è in corso di modifica, dei 420 milioni di euro di royalty versate dalle compagnie petrolifere allo Stato, più della metà, e quindi 195 milioni alle regioni e oltre 32 milioni ai comuni, vanno ai territori su cui insistono queste attività. Pertanto la realizzazione lo sviluppo delle risorse nazionali potrebbe portare un aumento delle risorse sia ai territori specifici che in generale in termini di royalty come entrate dello Stato, che alla normativa vigente sono state quantificate in circa 500 milioni di euro all'anno in più qualora venissero realizzate tutte le risorse di cui disponiamo. Questo aumento delle royalty si inserisce in un aumento del prelievo fiscale dello Stato, e quindi con anche altre forme di tassazione, che dai 2 miliardi di euro all'anno che ci sono stati raccontati prima potrebbero aumentare di 1,5 miliardi in più all'anno, sempre normativa vigente in questo momento. Pertanto la realizzazione di questi investimenti ha sicuramente benefici economici per il nostro Paese, sotto profilo fiscale, sotto profilo occupazionale e sociale, che non devono essere assolutamente trascurati. Infine, e concludo, riporto qui una figura che avevamo realizzato in un lavoro fatto insieme al Ministero dello Sviluppo Economico sull'analisi della fiscalità del petrolio in Italia e nel mondo. È un esercizio questo che confronta il livello di pressione fiscale con la produzione di petrolio e gas in Europa. È evidente come UK e Norvegia si ritrovano con una produzione, la principale produzione d'Europa, e livelli di fiscalità alti. In Italia il livello di fiscalità rispetto al posizionamento della produzione è relativamente alto. Quello che bisogna sottolineare nella realizzazione delle politiche fiscali che vertono sulle attività economiche è evitare che le attività economiche vengano impedite proprio dalla pressione fiscale che si viene a caricare su questo tipo di attività. Concludo sottolineando come in futuro il primato degli idrocarburi nel mix energetico è confermato anche in tutti gli scenari a tutela dell'ambiente, e quindi
ruolo che non verrà scalfito in futuro. In Italia la dipendenza dalle importazioni sta scendendo anche grazie alle rinnovabili, ma rimane fra le più alte e quindi esposte ai problemi di geopolitica. Le potenzialità di raddoppiare la produzione nazionale attualmente sono inespresse e con gli investimenti che sono bloccati, abbiamo detto 15 miliardi, si troverebbero dei benefici sia per l'industria che per le casse dello Stato. Pertanto, impedire maggiori entrate per lo Stato per oltre 1 miliardo di euro all'anno rappresenta un danno per tutti che bisogna impedire. Grazie per l'attenzione.